Buonasera a tutti, bentrovati e datemi un attimo che sistemo un po' la webcam perché ho dovuto preparare le cose un po' in fretta. Ecco, adesso ci dovremmo essere. E se c'è qualcuno mi dia un feedback sull'audio perché non so assolutamente come va il volume del microfono. Mi è capitato, ho scoperto che mi è capitato sull'altro computer di registrare un intero video che poi dovrò mettere su YouTube a volume bassissimo. Ciao Dion! Benvenuto, buonasera. Buonasera a Ryuk che si è palesato in chat poco fa. E ben trovati tutti quanti. Allora, questa sera facciamo due cose importanti. La prima
La prima è cercare di tirar fuori Claire dall'incubo di Raccoon City. Ormai dovremmo essere addirittura d'arrivo, quindi io spero che con i dovuti eventuali tentativi multipli, se ci dovessi morire, spero di no, dovremmo completare il gioco in serata. E inoltre, avendo raggiunto il traguardo dei 200 followers, come vi avevo annunciato in precedenza, stasera facciamo un giveaway. Facciamo un giveaway e con modalità molto simili alle solite. Quindi il premio, come sempre, è un dono Steam che io conferirò al vincitore entro una distanza massima di 24 ore dal momento dell'estrazione. Il vincitore dovrà anche temporaneamente aggiungermi su Steam e farsi vivo entro 24 ore in modo da poter ricevere il premio, altrimenti ci sarà una nuova estrazione nel primo momento utile. Il premio che intendo mettere in palio è una copia di The Witcher 2. Assassin's of Kings versione Steam, quindi appunto lo donerò al vincitore in questa forma. E l'unica novità, tra virgolette, diciamo modifica che ho fatto al sistema è che per partecipare al giveaway sarà necessario pagare un costo di 50 anime. Il motivo è semplicemente che sono relativamente poche per quelli che sono gli aficionados del canale. Forse è una cifra che si potrebbe conseguire anche semplicemente entrando in live adesso e seguendo tutta la live della serata. L'unica cosa che voglio evitare è che arrivi qualcuno solo per partecipare e prendersi il premio. E peggio ancora che andar via subito dopo, perché in passato è capitato questo, sia qualcuno che rompe i coglioni, perché è successo. Quindi onde evitare, diciamo, onde scoraggiare questa cosa di uno che viene solo per questo e poi non è minimamente interessato a quello che faccio in canale, ho introdotto questa modifica, ma fondamentalmente non dovrebbe cambiare nulla a quelli che sono, insomma, i followers ordinari del canale. Il comando l'ho attivato, però devo ancora aprire il giveaway, quindi non scrivete ancora il comando se volete partecipare. Ho anche inserito il timer sul bot, quindi se il bot si degna di farsi vivo, mi piacerebbe. Scusate, controllo un attimo. No, il Nightbot ha reagito quando Leon ha lanciato il comando. Proviamo un poco. Se il Nightbot. Sì, allora a breve mi dovrebbe lanciare anche il timer, dovrebbe ricordare in chat periodicamente che è chiuso. E quindi io in realtà penso che lo aprirei pure, arrivati a questo punto, perché tanto durerà tutta la live. Io prima di staccare farò l'estrazione del vincitore. Naturalmente la durata di questa live potrebbe anche dipendere dalla durata del gioco, ma se dovessi per assurdo finire troppo presto, dopo faremo qualche altra cosina prima di salutarci. In teoria dovrebbe bastarmi giusto il tempo per completare. Allora, naturalmente chi. Ok, sì, quindi il comando funziona. Il timer lo vedremo a breve, insomma, io riverifico soltanto una volta di averlo attivato. Dopo mi devo ricordare di toglierlo, ma soprattutto lui si deve ricordare che lo deve staccare, perché l'altra volta io l'avevo spento, ma lui ha continuato giurivamente a spammare, c'era questo giveaway che ormai era già stato fatto. E quindi, vabbè, niente. Allora, attualmente il counter mi segna 202 followers, quindi sembrerebbe che dall'ultima volta ce ne siano stati altri due, che sfortunatamente non sono stati registrati allo Streamlabs, quindi non ho modo di. Diciamo, l'ultimo registrato è ancora Zephyr RPG. Ed è quello che eventualmente posso fare di start session. Non ho proprio la registrazione qui. Strano però. Non vorrei che fosse buggato Stream Labels. Vabbè, comunque sia. Adesso credo che le operazioni preliminari siano state fatte tutte. Proviamo un po' a passare alla schermata intermedia. Ok. E ad avviare il gioco. Voi vedete bene, no? Da qua non ci dovrebbero essere problemi né di lag, né di codifica, né niente di niente. L'unico piccolo problemino, andiamo come al solito incontro, è quello dell'adattamento allo schermo, cioè ogni volta che faccio Alt e Tab, lui mi rimpicciolisce la finestra, vedete? Lo state vedendo in questo momento l'effetto, e devo tornare a premere Alt più invio.
per rimpostarla tutto schermo in modo che si veda bene. Ok, è partito anche il timer, quindi adesso facciamo la funzione per dovere. Il volume del gioco mi sembra un po' basso, forse dovrei rialzare un pizzico. Però non è giusto. Perché questo è un certo punto. Non dico che si rialza da solo, però. Non vorrei che vi stuccasse le orecchie all'improvviso. Vabbè, tanto io comunque devo shiftare alla schermata. Allora, prima di entrare nella schermata definitiva, cioè quella tutto schermo, richiamiamo brevemente cosa abbiamo fatto l'ultima volta. L'ultima volta abbiamo portato Claire all'interno del laboratorio, eravamo a ridosso perché avevamo già esplorato la fabbrica, quindi abbiamo combattuto un'altra volta con un'altra forma di William. Abbiamo scoperto, tra l'altro, forse l'abbiamo scoperto la volta prima, che Sherry è la figlia. Ragazzi, sono veramente euforico. Grazie, Leon. E in più, nel laboratorio abbiamo trovato svariate apparecchiature che forse ci serviranno stasera per qualche cosa. E abbiamo rincontrato il ragazzone muscoloso che ha tentato più volte di farci la pelle e una volta ci ha addirittura incastrato in uno spazio vuoto. In particolare, nell'ultima sequenza alla quale abbiamo assistito, aspettate che faccio partire almeno il caricamento del salvataggio, no, qui. Buonanotte. Ecco, abbiamo visto che Claire incontrava Annette, che è chiaramente la madre di Sherry, e insieme le due donne hanno assistito ad una scena in cui il ragazzone muscoloso stava intrappolando Sherry in un angolo, e in questo contesto è venuto fuori qual è il vero scopo di quel tipo. In realtà lui non stava inseguendo Claire, stava inseguendo, o meglio, era stato mandato a cercare il campione del virus G che il dottor Birkin aveva affidato alla moglie, e che quest'ultima aveva a sua volta inconsapevolmente, cioè all'insaputa della stessa, affidato alla figlia. Questo microfono è rigido purtroppo, quindi più vicino di così non lo posso mettere perché non ha... Adesso mi sentite meglio? Perché sennò io devo alzare un po' tutti i volumi qua, perché anche il gioco mi sembra bassino. Come va? Se è migliorato, va bene, sennò devo fare qualche cosa io. Magari anche per amplificarlo, non lo so. Forse no. Mi si sente piano e allora i volumi sono bassi, c'è poco da fare. Vediamo di rimediare. No, mi si sente basso per un altro motivo. È lo stesso problema che avevo sull'altro computer. Aspetta un attimo. Adesso come va? Si sente meglio? In teoria adesso la cosa dovrebbe essere migliorata parecchio, perché... No, vediamolo adesso, perché ho capito cosa era successo, però devo capire se ho risolto il problema oppure no. Quindi... Però, già, a parte che vedo che la barretta verde del microfono si alza molto di più in questo momento, quindi probabilmente è vero. Per quanto riguarda i volumi del gioco, quelli poi li testiamo direttamente durante il gioco, vediamo, però... Per il microfono dovrei aver risolto, perché il problema qual è? Che praticamente quando mi sposto da un computer all'altro... Ma adesso va bene, Ryuk? Si è sistemato un po' almeno il problema del microfono? Perché... Posso ricontrollare ancora una volta? Sì, ok. Praticamente che succede? Quando mi sposto da un computer all'altro, e quindi per forza di cose sposto la webcam da un computer all'altro, la webcam si impone, cioè sovrappone il suo microfono a quello delle cuffie e lo impone come dispositivo predefinito, per cui fondamentalmente mi stavate sentendo dal volume dal microfono della webcam, che ovviamente è lontano da me e quindi arriva molto attutito il suono. Allora lo devo disattivare, perché sennò diventa il dispositivo predefinito. Questo problema si potrebbe risolvere ipoteticamente impostando in OBS direttamente gli altoparlanti, cioè il dispositivo del microfono, però non lo voglio fare perché sennò quello che succede è che poi magari su Discord
o su altre applicazioni, il microfono e la webcam mi prende il sopravvento e poi mi sentite basso su Discord, per cui questo diventa per me anche un reminder del fatto che devo cambiare l'impostazione. Ok, allora, dicevo che adesso il nostro obiettivo è andare a salvare Sherry dalle grinfie del ragazzone, perché il ragazzone in realtà stava cercando il campione di virus G e Annetta aveva messo il campione del virus nel ciondolo con la foto di famiglia che ha dato a Sherry, e quindi Sherry, senza saperlo, si sta portando appresso il campione del virus, che è ciò che il ragazzone muscoloso sta cercando. Quindi adesso il ragazzone muscoloso ha imprigionato Sherry in un angolo e noi dobbiamo andare a salvarla prima che la faccia marmellata. E questa è esattamente la prima cosa di cui ci occuperemo. Dopodiché dovremo fare svariate altre cose prima della mirabolante conclusione. Bene. Allora, in realtà io avevo fatto ancora un'altra cosa, ed era stata andare ad esplorare il laboratorio del dottor Birkin, che era stato devastato dopo l'assalto dei soldati dell'Umbrella. Ciao Anormal Man, benvenuto in live, benvenuto in questa seduta di streaming. Allora, dicevo, io avevo fatto un'altra cosa dopo, che era andare a recuperare dal laboratorio del dottor Birkin, che era tutto devastato, un caricatore per la mitragliatrice. In realtà la cosa mi è costata cara, perché là dentro c'erano tre leakers di nuova generazione, quindi quelli che non vanno giù neanche con due granate, che mi hanno quasi ammazzato. Però poi fortunatamente sono riuscito a trascinarmi ad un punto di salvataggio, ed è lì che abbiamo chiuso la volta scorsa. Quindi adesso dobbiamo andare a salvare Sherry. Tutto bene, grazie. Tu come stai? Allora, l'ultima parte. Perché mi trovo qua? Ciao, sono io, man, vengo da Cagliari. Da casa c'è la tigre. Ho caricato il... Forse ho caricato il salvataggio sbagliato. Ciao il Nino, buonasera. Allora, aspettate che provo a ripartire, perché ho l'impressione di aver caricato male il salvataggio. Scusate un attimo. Spero di aver salvato. Comunque ragazzi, c'è un giveaway in corso. Che costa questa volta 50 anime per entrare, che non dovrebbe essere un problema per la maggior parte di voi. Si vince una copia di The Witcher 2 che conferirò al vincitore tramite Steam, quindi come dono Steam direttamente, diciamo, da aggiungere direttamente alla libreria o all'inventario. Solite modalità, quindi il vincitore avrà 24 ore di tempo per farsi vivo dopo l'estrazione. Se non dovesse rendersi reperibile, farò una nuova estrazione nel primo momento utile. Resident Evil. E il comando è punto esclamativo Souls. Ok John, vediamo se ti ha registrato. Sì. Ha preso nota del tuo ingresso. Allora, scusate, io devo... Ecco, sapevo. Andiamo. Allora, devo aver caricato il Ciao Roro, buonasera. Devo aver caricato il salvataggio sbagliato. Infatti l'ultimo era il 16. Il 16 dovrebbe essere, mi dovrei trovare nella stanza nella rest room, la prima stanza del laboratorio. Ok, hai 72 anime, quindi puoi partecipare. Perfetto, sì, era qui che mi trovavo. Allora, vediamo un po' se l'armamento è corretto. Potrei lasciare la balestra, forse? Tra non molto potrò addirittura disfarmi della pistola, in realtà. Comunque portiamo granate incendiarie e granate esplosive, e secondo me al posto della palestra ci possiamo portare un'erba verde. Vediamo.
verifichiamo di avere il caricatore di riserva. In realtà il caricatore di riserva non è strettamente necessario. Io però per prudenza lo porto, perché non si può mai sapere. Non si può mai sapere. Allora, adesso l'obiettivo è usare questa chiave che ho trovato. Per andare a sbloccare l'ascensore, che, se ricordate, cioè non l'ascensore, è la stanza del generatore. Allora, non ho ancora trovato la master key, quella che serve per attivare il pannello posteriore dell'ascensore, ma posso attivare l'ascensore per ritornare al livello intermedio, ve lo ricordate? Quello dove abbiamo aperto, cioè dove si era fermato il treno la prima volta. Ammetto di avere ricordi un po' confusi. Allora, la porta incriminata era questa. Ecco, vedete l'immenso generatore del laboratorio. Questo laboratorio ha qualcosa come 7 piani. Quindi è una cosa che fa sembrare veramente uno sgabuzzino quello del primo. Ed è una location estremamente importante. Sherry! Guarda. Monster's after your pendant. Throw it to me. Ah, ecco sì, il mostro sta inseguendo il tuo ciondolo. Lancialo. Oh. Good girl. Now run, Sherry. Brava ragazza. Adesso stai indietro, Sherry. As for you, come and get it. I've got what you want. Come on. Quanto te? Ho io quello che you're looking for, right? Forza. Fine. Questo che stai cercando, vero? E allora vattelo a prendere. Olè, signori. Sucker. Stronzo. Brava, Griff. Impressive sneak. The self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Ops. Questo non era previsto. Mi sa che abbiamo fatto un casino. Ha fatto la fine di Terminator, esatto. Esatto. Ops. Ma chi ha detto Terminator? Sherry! Sherry, dove sei? Sherry! Where is she? Dove è andata? È irritante questa cosa che sparisca sempre. All employees proceed to the bottom platform.
direi che abbiamo un grosso problema. Basta un po' l'audio del gioco che hai ricevuto. Posso farlo anche subito. Però sì, in effetti è alto. Non so perché era settato così alto. Ora dovreste sentirlo meglio voi, io lo sentirò sempre uguale. Allora ammetto che... Ops. Chiaramente. Io Sherry, no. Sherry, you have to escape. Devi scappare. I know I've been a terrible mother. So di essere stata una madre terribile. Ma ti voglio bene. Perdona. Mom! Cosa era successo? Sherry, we have to go now. Leon, forse. Sherry, dobbiamo andare adesso. La chiave principale, dimmi di sì. Sì. Ok. Peggio del previsto, però. È una pistola a scarica. Perfetto. E niente, dobbiamo andarcene. La mia. Era il busto leggermente sminchiato. Allora, mi tocca fare un salvataggio qui. D'altra parte tutti quei nastri li ho tenuti di riserva proprio per queste circostanze. Adesso il buon senso suggerisce di posare il coltello anche nel seguito. La pistola ce la portiamo proprio per prudenza, ma posiamo i proiettili che non servono più. La chiave sparirà da sola. Ci portiamo anche le granate acide per sicurezza. Ma guarda, voglio scialare, facciamo così. Salvataggio qui. Così il nastro è sparito. Via col vento. Corso di emergenza attivato. Come vedete l'ascensore scende ben oltre il punto in cui si trova la prima. Ma con qualche problemino di percorso, eh? Chissà perché.
scossoni a metà strada. Questo è il famoso treno, vi ricordate l'ultima sequenza della prima parte? Aspettami qui, ok? Vado a far muovere questo affare. Non partecipi, come mai? Hai già il gioco? O non sei interessato? Allora, in teoria il salvataggio lo potevo fare qui, ci avevo pensato. Credo di non aver mai giocato a 2. Questo finale è qualcosa di apocalittico, però. Devo sbrigarmi ad attivare il treno, già. Ragazzi, io mi sto perdendo qualcosa, lo so. Sono certo. Leva di attivazione del motore del treno. Il motore non può essere attivato perché non c'è una riserva di corrente sufficiente. Probabilmente la chiave che ho raccolto servirà per attivare un pannello. Non partecipi perché tanto poi perdi sicuro. E invece ti consiglio di partecipare, perché questo, essendo il mio un canale piccolo, questo è un giveaway al quale parteciperanno per forza di cose poche persone. E quindi hai più probabilità di vincere qui che in un altro canale, secondo me. Poi se non ti interessa il gioco, un altro discorso, però diciamo, io di base ti consiglierei di partecipare. Comunque la scelta sta a te, nessuno di voi è costretto, perché sto andando di qua. Allora, questo dovrebbe essere il percorso da cui è arrivato Leon. Esatto, infatti vi ricordate questo corridoio? Leon usciva di qua e noi ce lo siamo raccattato al volo. Quindi questo è il percorso dal quale uscirà Leon, in realtà, perché deve ancora accadere questa cosa. Qui c'è un dispositivo per aprire. Non si usa. Allora, manca proprio la corrente, ragazzi, quindi vuol dire che bisogna attivarla da qualche parte. Ma il giveaway, vinci qualcosa oppure... Che vuol dire vinci qualcosa oppure non vinci niente? C'è chiaramente un solo vincitore, che sarà estratto dal bot alla fine della live, e al vincitore darò farò un dono Steam, in realtà non è un codice, ma gli donerò direttamente tramite Steam una copia di The Witcher 2. Chiaramente vincitore, se non mi ha su Steam, mi dovrà aggiungere anche temporaneamente agli amici per fare la transazione, e poi mi può anche cancellare se vuole, però è proprio il sistema che funziona così. Allora, ecco qua, la chiave si usava. Guardate quanto è bastardo il gioco. Va bene, nonna, come preferisci, insomma, io non seguo nessuno. Ok, 5 minuti, ragazzi. Da adesso in avanti abbiamo un tempo limitato per fare tutto.
Non puoi giocare ai videogiochi con il tuo computer. Ah, mi dispiace. Come mai? Non è tuo, forse? Oh. Manca qualcosa. Io non vorrei perdere tempo adesso. Non me lo posso permettere. Sì, ok. Allora questo spazio è buono. Se no... Ah, si scioglie l'hard disk. Problema di prestazione, insomma, della macchina. Okay, apri velocemente questo affare. Allora, il gioco è bastardo perché se tu arrivi qua senza avere due spazi liberi nell'inventario, ed è a questo che serviva lo zainetto che mi ha lasciato Leon, non hai dove mettere questi cosi e perdi tempo per tornare alla cassa. Tempo che non hai. Per fortuna The Witcher non ti interessava, vabbè, meglio così a questo punto, perché se non ci puoi giocare, poi se no diventa una pena di tanto. Avere un gioco che ti interessa pure non poterci giocare. Allora, le due spine per la corrente vanno inserite qua dentro, il trasformatore. Ecco. La modalità di emergenza è stata attivata, la riserva di corrente verrà temporaneamente interrotta, il treno di emergenza sarà attivato appena verrà ripristinata la corrente. Ok, grazie mille di essere passato, Normal. Ciao ciao. Alla prossima. Ops. Ciao. Non ne potremmo discutere amichevolmente? Aia. Avevo detto amichevolmente, se questo ti sembra amichevole. Mancato. No, 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 questo mi carica. Ecco, lo sapevo. Quello è l'attacco che fa più male. Ciao Simone. Sempre. Sempre di grande ottimismo tu, eh. Madonna, come corre questo, però. Io potrei non farcela con le risorse. Non so se ho portato abbastanza erbe per tutto questo. Madonna, semmena. Madonna, è scontro finale, sì, cazzo, però questo mi fa pezzi. Ah! Devo rischiare un altro attacco e se muoio, pazienza, lo rifaccio. Mannaggia, non riesco ad attaccarlo. Mi sta troppo addosso. Non ho il tempo materiale di caricare un colpo per sparargli. Adesso posso. Porca miseria. No, 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 no. Cari questo. Ops. È scena identica a quella del primo, non so se avete notato. Dai, raccoglilo, svelta. Io non ci starei a pensare troppo, eh. E invece ci devi pensare lo stesso. Allora, equipaggio a sto coso. Corri, corri per favore. No, non ce la fai a prendermi, sei morto. You lose. Big guy. Hai perso, bestione. Identico al primo. Vi ricordate, nel primo andava esattamente così. Come uccidere un Tyrant? Prendete un lanciamissili, sparategli al cuore e servite morto. Ora però devo correre. Correre, correre, correre. Allora, questa ce la mangiamo. Sì. Quanto tempo ho? 2 minuti e 20. Forza. Dovrei farcela, ma... Non solo nel primo, eh sì. Due e 15. Dai, forza,
Ecco, figuriamoci. Degli zombie qua, non mi ricordo se c'erano ancora degli zombie. Io ho preso tutto perché non mi ricordo se c'erano ancora qualcosa. Sì, eccoli qua. Però posso affrontarmi un solo. Un minuto e 40 dovrei farcela. Qui al boss finale che giocai l'ultima volta prima. Ma ragazzi, quest'ultima parte, quando l'ho giocato io la prima volta, è stata teatro di un accadimento tristissimo. Va bene così. Che mi ha costretto a ripetere tutto il gioco. Cioè tutto il gioco no, ma tutta la parte di Claire. Praticamente come se avessi dovuto rifarlo da capo la seconda metà. E adesso vi spiegherò esattamente che cosa era successo. Per cui non ho potuto completarlo. Adesso chiaramente, se tutto quadra, dovremmo recuperare Dion al volo. Come il tunnel non è aperto? Ragazzi, qua saltiamo in aria, Io non ho previsto l'apertura del tunnel. Levati, Shep. Ho un minuto di tempo. Ho detto che non ho tempo. Non ho capito che lingua parli. Madonna, 50 secondi. Muori! In teoria tutto questo è compensato dal fatto che tu la prima volta non sapevi cosa fare, quindi è stato così anche le prime volte, ma non così a pelo però. Dai, corri, stupida. L'abbiamo fatta? Se manca qualche altra cosa siamo morti. Forza. Andiamo. Mamma mia, che sudato. Letteralmente al volo. Finalmente al volo. Vedete Leon, lo raccattiamo per strada. E tutto torna, no? Perché vi ricordate che quando siamo arrivati qui con Leon abbiamo detto la bambina mo che cazzo è. Adesso sappiamo tutti i dettagli della vicenda. Oh, Leon. State giù. Oh, siamo sopravvissuti all'esplosione del laboratorio. State bene? Sì, io sto bene. It's over. È finita. No. No. I have to find my brother. Devo trovare mio fratello. Right. Giusto. This is just the beginning. Questo è solo l'inizio. My God has protected you. Oh, alla fine il mio Dio ti ha protetto. Impressive streak. Sherry.
What was that? Che cosa è stato? Warning, biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. Repeat, this train will detonate. Oops. Che sfiga, eh? No! What's wrong with this thing? No, che cosa posso fare che non va? Non lo so, la porta non si apre. Pure il treno. Perché il treno è contaminato, ragazzi. Quello è il problema. Era scritto nel manuale di sicurezza del laboratorio. Se dovesse essere rilevata una fuga di materiale bioorganico a bordo del treno, il treno verrà isolato e fatto esplodere. Pensavate davvero che avesse mollato la presa il ragazzone qui? Come sei cresciuto? In questi casi c'è una sola cosa da fare. Che carino, eh? Le meraviglie della medicina moderna, è stato di dire. Visto a cosa serviva la mitragliatrice? È l'unica arma in grado di sconfiggerlo, che io sappia. Siccome l'avevo consumata tutta quando sono arrivato qui la prima volta, non avevo modo di sconfiggere questo bestio. E così ho dovuto ricominciare tutto. Ecco, loro sono bloccati dentro, praticamente non possono accedere al lato. Sherry, get back! Oops. Claire, where are you? Claire, dove sei? Molli mai, eh? Sherry, what are you doing? Sherry, che stai facendo? Dobbiamo fermare il treno, giusto? Io posso farlo. Well, come and get it. Which one's the right switch? Quale sarà l'interruttore giusto? Forse questo? Posso resistere ancora a lungo. Premi quell'interruttore laggiù. Ragazzi, questo finale è un apocalisse. Finalmente. Okay, okay. Bene, Sherry. Dov'è Leon? Leon! Right here. Sono qui. Siete entrambi in salvo. We've gotta get out of here. Dobbiamo uscire di qui. Subito. No, non finisce più, John. Cioè, immagina che la prima volta che ci sono arrivato, la sensazione era proprio quella. E comunque è un film, ragazzi. È un cazzo di compiuto film.
Addio. That was a close one. C'è mancato poco. That was pretty impressive back there, Sherry. Sei stata impressionante la tua, Sherry. I saw someone do that on TV once. Avevo visto qualcuno farlo in TV una volta. We've got to move out. Adesso now dobbiamo muoverci. Is something following us? Hey, qualcuno ci sta correndo dietro? Ehi, hey, abbiamo ancora del lavoro da fare. Go? Andiamo. Dove? You can't mean. Non vorrei dire che sì. I have to find you. Devo andare a te. Bellissimo, ragazzi, sto finale mi è rimasto nel cuore, dico la verità. Poi anche la struttura con cui è modellata l'alternanza di due personaggi. Sì, c'è qualche incoerenza naturalmente, come vi avevo accennato, riguardo al fatto che alcune cose le fa fare ad entrambi i personaggi, quindi non avvengono una sola volta. Però il modo in cui incastra le due vicende e poi anche la selezione delle scene sul primo finale è geniale. Poi per l'epoca in cui è uscito, veramente io penso che non ci fosse in circolazione niente di più epico. Vuol dire che questo gioco mi è rimasto veramente nel cuore e rimane a tutt'oggi il mio preferito dell'intera saga, tra tutti quanti. Ce ne sono alcuni che reggono grosso modo il confronto, però questo rimane in testa proprio. Fatto scuola, sì. E ora il terzo, Simone, sì, sicuramente giocherò anche il terzo, magari non subito, però è in programmazione, perché anche il terzo merita tantissimo. Nonostante all'epoca potesse sembrare un po' una forzatura, devo dire che se guardo in retrospettiva si inserisce perfettamente in tutto il contesto, anzi lo completa, perché è la prima trilogia che secondo me fa veramente questa saga, che ha reso il nome di Resident Evil quello che è. Poi, negli episodi successivi ce n'è qualcuno carino, tra cui Code Veronica mi è piaciuto molto proprio per i riferimenti che fa, per il modo in cui si raccorda al resto della serie. Però sostanzialmente sono i primi tre, cioè quando si parla di Resident Evil si intendono i primi tre, secondo me, perché non c'è confronto, diciamo. Sono proprio su un altro livello. Poi avevano tutto, perché comunque tu una volta finito il gioco eri invogliato comunque a rigiocarlo per vedere l'altra configurazione, per migliorare il punteggio, per sbloccare i costumi, le cose eccetera, e tutto questo senza pagare una lira in fottuti DLC. Cioè il gioco... Ah, poi vabbè, c'è Claire versione gnocca, chiaramente questa è la ricompensa numero uno, no? Per aver finito il gioco, ovviamente con un punteggio pietoso, perché... Su che cosa si basava il ranking del secondo Resident Evil? Intanto sul tempo che ci metti, e lui vorrebbe che lo finissi in 3 ore. Quindi, come vedete, il mio tempo è andato a ridosso del doppio, quindi è fuori parametro per tanti motivi. Poi non dovresti mai salvare, e questa è la condizione più difficile da rispettare, perché ovviamente significa che lo devi affrontare proprio come un gioco arcade. Se muori una volta, sei fuori. E poi, tanto per complicare le cose, non devi mai usare spray medici. Io non mi sono neanche impegnato, però ho notato che forse, se avessi usato solo le erbe rosse invece degli spray, me ne sarei riuscito, quindi forse avrei potuto portarlo da D a C. Ma non più di questo, comunque ho deciso di non farmene un problema, perché sennò veramente avrei rallentato troppo il corso dello streaming, mentre invece io volevo presentare questa vicenda a chi non l'aveva mai vista. E quindi ho preferito così. Comunque devo dire che anche... che è invecchiato bene, perché anche oggi a rigiocarlo oggi fa comunque questo effetto, secondo me. Pure con la grafica di un tempo, pure con un sistema di controllo che oggi sarebbe inaccettabile, anche con qualche evidente ingenuità grafica, diciamo che fa veramente il suo questo gioco. Sono veramente contento di averlo portato in streaming, perché... No. Mettilo qua. Come vedete... si ritorna a Leon. Cioè uno in teoria lo può rigiocare ciclicamente, ripetendo la stessa configurazione, cercando di migliorare le...
le proprie prestazioni, il proprio punteggio. Attenzione, attenzione. Il membro della SARS Brad è diventato un morto vivente. Si aggira da qualche parte nella stazione di polizia in possesso della chiave speciale. Trovalo e aiutalo a trovare riposo. Raggiungi la stazione di polizia senza raccogliere nulla. Quindi non è che non devi sparare. Non devi raccogliere oggetti. Ragazzi, questa è una sfida che potremmo provare a fare, perché in definitiva non è impossibile. All'epoca quello che era risultato difficile era sopravvivere dopo. Perché... Allora, Simone, neanche io. Ma perché? Perché in realtà, se tu finisci il gioco con un punteggio, facciamola questa prova, tanto alla fine non porta via neanche molto tempo, poi abbiamo finito presto, quindi in sostanza se tu finisci il gioco con un punteggio mi sembra superiore a C o a B, quindi devi finire ad A o a S, lui ti sblocca addirittura dei personaggi speciali. I personaggi speciali possono essere usati per una modalità alternativa. Nella modalità alternativa di questo gioco impersoni un mercenario dell'Umbrella, che è l'unico che valga la pena di menzionare, perché l'altro è una stronzata, non ve lo voglio neanche citare perché mi fa pena. Praticamente un mercenario dell'Umbrella che ha il compito di evacuare la zona. Si ritrova al centro del distretto di polizia e deve raggiungere la piattaforma dell'elicottero. Però naturalmente il distretto è pieno zeppo di mostri e tu hai pochissime armi, non hai risorse di cura. È un po' come le modalità alternative di Castlevania, no? Che abbiamo visto. Cioè, fai una speedrun con un personaggio diverso, più fragile, che non ha tutti i poteri, che è il personaggio principale. Però devi attraversare una selezione di stretta distanza e naturalmente lo fai in un ordine diverso. Vediamo invece se... Ecco, questa cosa si è poi evoluta nella modalità dei mercenari di Resident Evil 3, che facevano più o meno la stessa cosa, cioè affrontavano lo scenario del gioco principale in formato ridotto. Solo che i mercenari di Resident Evil 3, esatto, in Dino Crisis c'è il Dino Arena, e la modalità mercenari di Resident Evil 3 è stata poi l'embrione da cui la Capcom ha tirato fuori il secondo Dino Crisis, cioè una parte del sistema di attribuzione dei punteggi. E questo sistema, a sua volta, è stato la base per il gameplay di Devil May Cry. Quindi, come vedete, qui si sono gettate le basi di qualcosa che poi è andato molto oltre. Perché Devil May Cry, sì, è vero, ha definito un genere che è quello degli hack slash di tipo stylish, cioè quelli in cui il modo in cui conduci il combattimento influenza il gameplay, perché ti ricompensa con delle cose che poi ti consentono di acquisire nuovi potenziamenti, alcuni dei quali sono magari anche vitali per completare il gioco. E quindi è essenziale che il tuo personaggio combatta con un certo stile. Però questa cosa non è nata con Devil May Cry. Era stata già progettata ad un livello abbastanza evoluto nel secondo Dino Crisis, il quale a sua volta riciclava una parte delle meccaniche dei mercenari Resident Evil 3. E il motivo per cui io faccio streaming è anche il fatto di consentire a chi gioca ai giochi moderni di rendersi conto di questa evoluzione, cioè di vedere i giochi da cui è partito tutto. E quindi mi gratifica anche riuscire a fare questi collegamenti. A me piacerebbe giocare anche i due Dino Crisis, perché così, e poi in fondo a tutto anche Devil May Cry, in modo da vedere tutta questa evoluzione, no? Perché è una cosa... Grazie Leon, grazie mille. Ma io mi rendo conto di una cosa, guarda, che fare streaming così magari porta poche visite, perché finisci col non fare il gioco che tira di più, finisci col non fare magari le cose a livello professionistico, perché io non ve lo dico, ragazzi, gioco il gioco per prendere il punteggio migliore, per finirlo con tutti i personaggi, lo farei pure. Però sapete qual è il punto? Mi ci vorrebbe un sacco di tempo, perché mi dovrei riallenare su questo gioco ad essere bravo come lo ero negli anni 90. E ci metterei dei mesi, probabilmente, per ritornare a... mesi no, però settimane. E invece io voglio farvi vedere altra roba. Però è il carattere informativo di queste live che, secondo me, lo dico senza falsa modestia, non lo trovate da nessun'altra parte, perché di solito chi ha questa competenza la usa in altro modo, cioè scrive articoli, magari fa dirette speciali. Oggi ho assistito a una diretta di Walone di GN Italia, che però era rete unificate, quindi ha fatto contemporaneamente la diretta qui su Twitch, poi su YouTube e su Facebook, e ha parlato di un sacco di cose interessantissime anche per quanto riguarda i giochi che potrebbero essere presentati alle 3, per tutte le cose che... Il tempo è troppo poco, ma più che altro, Leon,
stabilito il tempo che io voglio dedicare alle live, all'informazione videoludica, eccetera, bisogna capire uno come vuole usarlo. Allora, io potrei farvi vedere una live di Resident Evil giocato a regola d'arte, quindi prendendo tutti i punteggi più alti, perché lo saprei fare. Vi posso assicurare che questo, a differenza che battere il bambino danese sotto la cupola di vetro in un multiplayer di Overwatch o di Halo o di un qualsiasi altro multiplayer, che è una cosa che non arriverei a fare mai, neanche dopo 30 anni di addestramento, questa è una cosa che posso riuscire a fare. Se mi ci impegno abbastanza, so che lo faccio. Però mi ci vuole tempo. Allora, se il tempo non lo voglio impiegare su questo, perché lo voglio dedicare a farvi vedere un altro gioco, chiaramente questo se ne va. Cioè, questa cosa, questa possibilità sfuma. Devo cambiare disco, ragazzi. Perché il gioco aveva due dischi separati, uno per Leon e uno per Claire. Quindi devo resettare il sistema e poi farlo ripartire. Ecco, cambia disco. Inseriamo il disco di Leon. Non so se riparte da solo. No, si è inchiodato. Vabbè, può succedere. Allora, ragazzi, vi chiedo un minuto di pausa, perché devo andare a sistemare una cosa. E fuori sta piovendo a dirotto. E qua, se non chiudo le finestre, mi si allaga casa, visto che è un momento, diciamo, di stasi. E nel frattempo vi ricordo il comando del giveaway per chi vuole partecipare. Ci vediamo tra un minuto esatto. Nuclear launch detected. Eccomi. Allora, io poi sembro, quando parlo di videogiochi, a volte sembro il classico vecchietto nostalgico che tra una seduta di osservazione di un cantiere e l'altra, e una partita a 3-7 al bar, se ne esce con si stava meglio quando si stava peggio, non esiste più una mezza stagione, eccetera. Però pensate ad una cosa. All'epoca le software house sapevano di doversi sostenere semplicemente vendendo il gioco, perché non c'era tutta questa stronzata dei DLC che gli consentiva di tagliare contenuti, rivenderseli a pagamento come se fossero un altro gioco o comunque parte di un altro gioco. C'erano le cosiddette espansioni, ma era roba come quella che vi ho fatto vedere su FIAR, quindi erano veramente contenuti nuovi, non erano pezzi di gioco tagliati e rivenduti a parte. E allora, fondamentalmente, i giochi erano pieni zeppi di queste geek, cioè di modalità che servivano né più né meno, in un'epoca in cui non c'erano neanche gli achievements, per farti rigiocare al gioco dopo che lo avevi finito. Allora, tanto per cominciare, in un gioco come questo tu potevi scegliere la configurazione alternativa, e vi posso assicurare che cambia, ragazzi. Se si sceglie Claire come primo personaggio e Leon come secondo, ci sono dei dettagli anche importanti che cambiano, soprattutto nell'avventura di Claire, tant'è che io sarei quasi tentato di streamarla.
la configurazione inversa, perché mi sembra quasi di togliervi qualcosa se non ve lo faccio rivedere, però dipende sempre dal tempo che ci vogliamo passare sopra. Se a voi fa piacere, io lo posso fare, perché comunque io mi diverto a giocare a Resident Evil, magari cercando di migliorare lievemente le prestazioni in modo da finire non dico ad A, però almeno B o C, insomma, magari uno usa uno spray, cerca di saltare le parti superflue, tanto ormai il gioco grosso modo l'avete visto. Però poi c'erano le modalità alternative, personaggi speciali, costumi, eccetera. Tutto questo all'interno di un solo gioco. Cioè, tu il gioco lo pagavi sempre lo sproposito che costa oggi, un po' meno perché chiaramente nel frattempo l'euro ha finito di rovinarci, l'IVA è aumentata, l'inflazione ci ha distrutto, eccetera. Però diciamo che al pari di un prezzo che comunque era uno sproposito, ma poi c'erano i Platinum, c'erano gli usati, c'erano le edizioni che potevi comprare per esempio in Inghilterra, insomma un sacco di modi per risparmiare, tu con lo stesso gioco avevi una quantità di contenuti che era di gran lunga superiore. Tutto questo perché? Perché le console e i computer anche non erano collegati a internet. E quindi secondo me internet, internet e il digitale. Ora io sono grato a Valve per tante cose, però effettivamente quando 13 anni fa avevo detto che Steam era una piaga, tutto sommato non avevo tutti i torti. Anche se oggi sono un utente Steam grosso modo felice e soddisfatto, però ricordiamoci qualche volta di quello che abbiamo perso, perché è tanto, è proprio tanto. Allora, facciamo partire il disco di Leon, sì. A questo punto i fatti generali li sappiamo, cioè con quello che vi ho fatto vedere in queste run, in queste due run, diciamo, simultanee, A e B, chi mi ha seguito e, diciamo, ha visto più o meno tutte le puntate, ha tutti gli elementi del gioco. Adesso, chiaramente, dovremmo dire che cominciano gli sfizi, il primo dei quali è esattamente questo, cioè raccogliere la chiave dell'armadietto speciale in possesso di Brad. Ok? Allora, naturalmente dovrò caricare il salvataggio che ho appena registrato. Vogliamo provare a fare un po' i virtuosi questa volta? Almeno in questa prima sezione. Un po' lo dovremo fare per forza perché ce lo impone il gioco. Il quale vuole che non raccogliamo oggetti. Naturalmente, non raccogliere oggetti, se tu pensi soltanto di vedere il costume e sbloccarlo, non ti costa niente, ma se pensi poi di continuare il gioco, ti crea una grave mancanza di munizioni. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb. Saltiamo la presentazione, tanto ormai la conosciamo. E lanciamoci direttamente nell'abisso orrorifico di Raccoon City. Sì, esatto, era qui. E guarda, in realtà io adesso cercherò di fare una cosa un po' più ambiziosa, del semplice fatto di raccogliere la chiave. Allora, io cercherò di non sparare neanche un colpo, perché ovviamente se non li raccolgo poi mi trovo a mal partito. Tanto non posso raccogliere oggetti, quindi vedete come si fa una speedrun, eh? Senza nessuna esitazione e sapendo alla perfezione cosa devi fare, senza proprio perdere tempo. In questo caso io non perderò tempo nel negozio del caro Kendo qui. Ecco, vedete, le sequenze come questa non si possono saltare e quindi nella valutazione temporale finale entreranno per forza. Non c'è modo di evitarli. Tuttavia, uno deve risparmiare tempo sul resto e quindi si deve pensare mentalmente i percorsi prima di farli, perché non devi perdere tempo a seguire strade che non ti servono o a fare avanti e indietro per portarti dietro gli oggetti. Devi calcolare esattamente quanti spazi hai a tavolino, no? Io mi ricordo che mi facevo degli schemini perché mi dovevo ricordare, se no, dove prendere cosa e per quanto tempo portarmela. Se vuoi evitare, ecco. In questo caso io esco subito, non mi interessa raccogliere niente qui. Laddove qua era pieno di proiettili, vi ricordate, no? Noi ce ne andiamo proprio, non do nemmeno al tizio il tempo di essere mangiato dagli zombie. E pure via. Ciao. Ovviamente lui viene mangiato lo stesso, eh. Non è che perché io me ne sono andato si salva. Però in una speedrun non stai lì a pettinare i coccodrilli, ma te ne vai. Anche qui, premettendo che non posso raccogliere nulla, si fa a cazzotti con gli zombie. Qui devo farmi mordere per forza. Però l'idea è che se il primo zombie lo lanci sul secondo,
cascano tutti e due. Il terzo non fa in tempo a prenderti. In realtà ce l'ha fatta, ma non doveva, perché se lo fai bene non ti prende. E scappi, via. Quanti secondi ci abbiamo messo? Cioè, lo vedete come si risparmia il tempo? In realtà una speedrun si fa così. E io ho calcolato all'epoca che se la facevi in questo modo, senza sbagliare niente, altro che 3 ore, lo finivi in 2 ore e un quarto. Mio fratello, che non è mai stato un campione coi videogiochi, però quando si metteva, insomma, diventava bravino, il gioco l'ha finito in 2 ore e 40. In maniera quasi perfetta. Questa qua, intanto che si gira. Eh no, sono stato un po' maldestro, perché potevo evitare che mi prendesse. Naturalmente adesso diventa tutto più difficile, perché se ti lasci ferire. Però ragazzi, le tecniche, ecco, mi stanno uccidendo purtroppo, perché non sono più tanto allenato. Però le tecniche per non farsi colpire agli zombie sono le stesse che ho usato con Claire, né più né meno. Un po' anche l'handicap del controller, se ve lo ricordate. Ci sono arrivato un po' massacrato, perché non dovevo proprio farmi colpire. E a questo gli devo sparare, se no. Peccato. Se no non ci arriviamo proprio al distretto. Qui stessa cosa. No, perché? Si poteva evitare. Questa è colpa del controller, ragazzi, eh. È stata colpa del controller. No, mi dispiace non arrivarci, ragazzi, lo rifaccio. Vabbè. Rifacciamolo. Però è stata colpa del controller. Potevo farcela, perché il controller della 360, ragazzi, non riesce a stimolare bene il primo controller della PS1, che non aveva manco l'analogico. Purtroppo è così. Rifacciamolo, dai. Purtroppo è anche una catena, nel senso che se cominci a perdere colpi all'inizio, dopo non ce la fai più. A differenza di quanto accadeva nel primo, dove invece i colpi degli zombie sì, ti portavano a livelli di salute più bassi, ma non incidevano sulla velocità del personaggio. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. Vi ricordate cosa vi avevo detto? Per fare una speedrun o per prendere i bonus speciali non si possono fare errori. Per cui diciamo che nella run principale io me la sono presa comoda. Ma adesso completarlo così sarebbe veramente un'impresa di un certo calibro. Si può fare, si può fare. Vedi, anche qua mi ha fatto fare un errore che mi ha condizionato. Non sono stato colpito, però ho fatto un errore per colpa di un'imprecisione del controllo. Che vedete che un po' sbandano i personaggi, non riesce a farli andare esattamente dove dicono, mentre invece qui è necessaria una precisione assoluta per fare tutto come si deve. Anche prima, il primo zombie che mi ha morso è riuscito a mordermi, cioè il secondo è riuscito a mordermi perché avevo sbagliato una mossa. Chi sei? Cosa stai facendo qui? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. L'ansia ogni volta che lo iniziavo arrivavo da questo punto in poi. Sì. No, ma sta prima parte, se la vuoi fare come dice lui, ti mette ansia, eh. Ma io proiettili ne ho, no, purtroppo no. Vedete, non mi posso proprio permettere di sparare qui. Perché... Però una cosa forse la posso fare.
Si incastra lì nell'angolino, invece dovrebbe riuscire a passare. Quello è il problema, che non sono riuscito a farlo passare. Si è incastrato di nuovo. E quindi dobbiamo stare attenti adesso, perché se mi mordono una volta di più poi non ci arrivo adesso, mezzo. Quando scendo dal cassonetto, la ragazza lì non mi deve mordere la zombie che trovo davanti. Lo dobbiamo fare bene. Io prima ho sbagliato, perché sono sceso nel punto sbagliato. Invece no. Invece no. Vabbè, dai, però. Così manco va bene. Vabbè, niente, ragazzi. Lo rifaccio, ragazzi. Finché non ci riesco, starò qui, Premi 2 sul telecomando per fargli guardare uno stream di YouTube. Ciao, Pascal. Benvenuto. Allora, lo rifacciamo di nuovo. Tanto non ho altro da fare, cioè ho deciso che... ci devo riuscire. Con tutte le difficoltà aggiunte che derivano dal controller, perché guardate che è la seconda volta che il controller mi fotte. Guardate anche come il bastardone mi fa ripartire senza proiettili di scorta. Cioè non ho nemmeno quella scatoletta che avevo all'inizio, perché giustamente questo si somma al fatto che tu non le raccogli per prendere i bonus e arrivi dopo ti trovi veramente a mal partito, Cioè vi posso assicurare che fare una speedrun in cui raccogli anche la chiave speciale è un delirio. Conviene fare le cose separatamente, una volta raccogli la chiave speciale, una volta fai la speedrun. Tanto se finisci il gioco con Leon e poi decidi che lo vuoi rifare con Claire, la speedrun la fai con Claire, mi pare che la chiave speciale te la passa lo stesso da una cassa all'altra. La puoi trasportare da una partita all'altra, non la devi riprendere ogni volta. Anche perché se volessimo vedere i costumi di Claire, dovremmo per forza finire prima il gioco con Leon, con questa configurazione. Se no, dovevamo farlo nell'altro modo. A bizarre incident occurred. Allora, devo imparare un po' a regolare la sensibilità di questo controller. Su cui sto usando il tastierino digitale, che però non va bene per questo genere di cose, quindi mi fa fare degli errori. Ecco, vedete, ha sbandato di nuovo. Non riesco a farlo correre dritto nella direzione in cui deve andare, perché non va dritto, tende a girare, e girando si poi va a finire dritto in bocca ai nemici. Questo non va bene. Uno invece poi le manovre le fa corrette, se ne esce senza problemi. Io intendo sparare solo nell'autobus, non voglio sparare proiettili agli zombie che incontro prima, perché so che si può evitare ed è quello che ho fatto le prime volte, quindi ci voglio riuscire anche adesso. Purtroppo, ragazzi, io ho anche questo vizio, che quando mi incapo su una cosa, che devo riuscire a fare la cosa difficile, vedete, anche con Bionic Commando, quando mi sono accorto che avevo selezionato il massimo livello di difficoltà, avrei potuto dire, no, vabbè, ricominciamo il gioco e rifacciamolo a un livello più facile. Ma manco per il cavolo. Mi sono incocciato che devo finirlo a comando. Arrivati a sto punto... Vedete come dovrebbe andare, in realtà? Hai notato solo il versettino, sì, è a tema anche quello. Il bello di averne tanti è che poi puoi scegliere quello adatto alla circostanza. Quando farò Metal Gear, perché lo farò prima o poi, metterò quello della Foxhound. Stars.
tu già ti muovi, vedi? Io così non riesco a destruirmi. Quindi che fanno? Si piantano qui e io dopo non posso evitarli più. Manco mi fanno scendere, sì, sì. Come faccio? Col coltello? Col coltello, ragazzi, ma qualcuno ha detto che non lo devo usare. Ovviamente però, se vi date il cambio, io devo essere parimenti scorretto. Tanto non sto facendo una corsa a tempo. Vuoi rimanere giù cortesemente, signorina? Eh? Basta. Avete rotto le palle. Ecco. Ciao. Aggiungete pure che una volta che sono arrivato da Brad Williams, in qualche modo devo farlo fuori, no? Se sparo i proiettili prima, Questa qua mi deve prendere per forza. E questo qua non ho modo di aggirarlo, quindi mi sparo. Con tre colpi va giù. Via. Quella valigetta posata nell'autobus è stata l'incubo di tutti, perché tutti si sono chiesti sempre se contenesse qualcosa o no, visto che in questa fase le risorse sono disperatamente necessarie. Ecco, se riesci a non sbandare adesso, lo sai che ci arrivi vivo? Fun fact. Ecco qua. Ciao a tutti, ragazzi, è stato un piacere. È così che dovrebbe andare. In realtà quel tempo che perdi a ucciderli col coltello è tutto guadagnato. Perché non c'è un modo, un vero e proprio modo per evitarli. Ciao, Brad. Mi dispiace. Mi dispiace ancora di più dover usare i miei unici proiettili per abbatterti, soprattutto perché sei dannatamente tosto. Probabilmente non sei neanche morto. E io ho finito tutti i colpi, yes. Io ho anche staccato un braccio, signore. Alla fine però, nei movimenti sei come gli altri zombie, quindi la tecnica per combatterti è la stessa. Che lamer che sei, eh? Ti dovresti vergognare, sai? Bravo, così ti stacco la testa e la facciamo finita. E signore e signori, ecco la chiave. Bene, prossimo obiettivo. Questo non è per niente facile, perciò non so se ce la faccio. Raggiungere la camera oscura, dove potremo vedere a che cosa dà accesso questa chiave. Così diamo un senso al fatto di... Cioè, vi faccio capire cosa significa arrivare al distretto senza manco un proiettile in canna. In teoria avrei dovuto ucciderlo col coltello, ma avete visto quanto ci sarebbe voluto? Passato a FIFA? Sì, in un certo senso sì. Gol, eh? Cioè, ragazzi, io adesso non ho un cazzo di niente per combattere. E tra le tante cose che ho da affrontare per arrivare lì, c'è pure il primo leader. Quello che scende dal soffitto nella stanzetta della finestra. Nel corridoio. Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been cancelled. Purtroppo non raccogliere oggetti significa questo, cominciare il gioco con un pesante svantaggio. There was this incident involving zombies in a mansion
located in the outskirts. Dal momento che non intendo portare avanti questa run, un salvataggio lo faccio. Ma in linea di principio non lo dovresti fare, perché così poi prendi anche il punteggio più alto. In questo caso invece, essendo una cosa estremamente rischiosa, invece di rifare tutto da capo, preferisco farvelo vedere sto costumino di Leon. Che non era male, se mi ricordo bene. Anche se preferisco l'uniforme del divertimento. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Fine, but I'm coming back for you. Ciao just Dragonfull, tutto bene, grazie. Abbiamo finito Resident Evil, adesso ci stiamo dedicando un po', diciamo, agli extra, per così dire, no? Ok, qua ci sono dei proiettili, finalmente. E sono 30. Vedete, cioè, esiste una provvidenza, perché mi devono bastare per arrivare fino alla camera oscura. Sono anche i nastri, quindi potrei salvare. E un salvataggio lo facciamo, ripeto, perché così se muoio da qui alla camera oscura. Comunque vi posso assicurare che anche se con il controller della 360 è più difficile, perché c'è questo problema del controllo che continua ad affliggermi, come vedete, il fatto di farlo tutto senza salvare è fattibilissimo. Cioè, era diventato quasi uno sport per me e mio fratello all'epoca. Serve tutto. Vuoi dire gli stick? Io sto giocando col tastierino digitale, però se vuoi puoi configurare anche l'analogico. È peggio, però. È peggio. Perché il controllo nativo era digitale. Eccolo là, il bestio. Voglio dire che il primo... Sì, io gioco col controller della 360, eccolo qua. Il problema è che il primo controller della PlayStation non era neanche un DualShock. Era proprio un controller nudo e crudo che non aveva gli analogici. Quindi... Tu hai la munizione in tasca, è vero? E quelle mi servono perché non devo sparare a sto stronzo. E così com'è, così ci devo arrivare. Tra l'altro non lo posso evitare, ragazzi, questo qua bisogna ucciderlo. Però ricordiamoci sempre la regola d'oro quando si combatte un leader. Il leader è meno drammatico se lo affronti da vicino. Se gli lasci spazio, ti uccide. Infatti vedete che lo stronzo cerca di allontanarsi? Perché guadagna in efficienza. Se riesce a stare più lontano ti ferisce meglio. Se non gli dai tregua e gli stai sempre attaccato addosso, lo uccidi più rapidamente e con meno perdite. Quindi è molto psicologico. Devi imparare a combatterlo con le tue armi. Ok, naturalmente non ci dimentichiamo che adesso dobbiamo attraversare quel corridoio infame. Quello bianco e grigio no. No, anzi ti dirò, molti dei miei, cioè alcuni dei miei 4 controller 360, perché ne ho 4, sono, facciamo roba speedrun, visto che ho l'accendino, mi vado a prendere anche il gioiello qua dentro, sono controller che in realtà venivano venduti come controller per PC, poi non cambia niente, perché sono identici, se li metti sulla 360 funzionano uguali. Però... Allora vedete, quando uno sa già cosa fare, ovviamente risparmia tempo.
Io prendendo il gioiello in questa stanza risparmio sul fatto che non devo tornare qui quando gli zombie tentano di afferrarmi con le braccia. O comunque faccio un passaggio in meno in questo corridoio qua fuori che mi fa perdere tempo. E vedete che mano a mano i proiettili si recuperano. Ovviamente dovrei fare qui con Leon lo stesso giochetto che ho fatto prima con Claire. Cioè, non sto prendendo il rapporto sulla scrivania, vabbè. Non c'è un drawback del fatto di non raccoglierli, sono solo informativi, servono per... Se io evito di ripassare per questo corridoio prima che si aprano le saracinesche, quel tempo lì non lo perdo, quello degli zombie che cercano di afferrarti da dietro le assi. Ovviamente questi stanno qua e non possiamo evitarli. Siccome però a me non interessa strettamente ucciderli, cioè non mi interessa... Ok, anche uno scherzato. Questa è una cosa che non si fa mai in una partita normale, perché hai virtualmente buttato i proiettili, però... In questo caso non mi interessa poco. Come vedete è un'egatombe in fatto di borse, eh? Se uno si mette a fare questo e non usa nemmeno il coltello, dopo non esce vivo. Ma a me non interessa uscirne vivo, mi interessava arrivare qua dentro. No, io la 360. Oh, la stare, non la sapevo ancora come si chiama. L'ho comprata tardi e infatti è uno degli ultimi modelli che fortunatamente sta reggendo benissimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso però... esatto, John. Qua ovviamente troviamo i proiettili sullo scaffale, che però sono solo 15. Il rullino sul tavolo. Ovviamente il rullino ce ne possiamo fregare di svilupparlo in una speedrun, perché non serve a niente. Cioè, era solo informativo anche quello, per cui... Invece la cosa interessante è che possiamo aprire l'armadietto. Cosa c'è dentro? Il costume figo. Ah, ci sono due costumi che dovrebbero andarti. Di questi uno è... è una ciofeca. L'altro invece è strafigo. C'era anche nel primo questa sciccheria. Oh, guardate che figo. E anche, cambia anche la postura quando spara. Mamma mia che tamarro. Non ci credo, guardatelo. Guardatelo. Vediamo se mi fa provare anche l'altro. Ragazzi, però erano fighi i giochi vecchi, eh. Devo ammettere che... Allora, rimettiamoci. Rimettiamoci il costume originario. Vediamo se mi fa metro. Oh, guardate. Questo è proprio metro. Effettivamente, proprio la posa da palestrato. Vengo da Cagliari. Ovviamente sempre qua. A casaccio la tigre. Guarda, guarda che tamarro. Non ci credo. Non ci credo. Ok, quindi una volta che abbiamo sbloccato l'armadietto, i costumi sono virtualmente intercambiabili. Oh, molla stare il braccio, testa di cazzo. Perfetto, andiamo avanti un altro pochino, senza esagerare, perché poi sennò veramente mi viene... Sennò poi mi viene la scimmia da speedrun e già ce la siamo giocata, perché in realtà il salvataggio l'ho fatto, quindi... Poi sennò ci devo rimanere male, non va bene così. I nastri li ho presi, sì, allora li posiamo. Però io dico che un altro pochino, tanto sono le 11:15, sì, allora non facciamo un altro gioco dopo, ma ci dilettiamo a... A dare una piccola scorsa a come andrebbe fatta una speedrun. Vanno benissimo le fette del Slim. Quelli che danno i genitori sono giochi con la modifica, tutti bannati da Microsoft. Ma infatti io ho sempre pensato che la modifica della 360 fosse una stronzata, perché alla fine comunque non... A parte che la 360 era una console che andava su internet, quindi comunque se tu giocavi a qualcosa di piratato poi ti sgamavano e ti bannavano l'account dal gold. Però in realtà, come sempre, le console che
che avevano il problema dell'anello rosso, della morte, eccetera, di solito erano tutte i primi modelli, eh. Non è mai capita. Poi naturalmente è chiaro, se uno la console tiene bene, gli va un po' di fortuna, eccetera, non la sovra stressa, ti dura lo stesso. Io te l'ho detto, la mia prima PlayStation 2 è durata 12 anni. Raccogliamo l'altro gioiello, cioè ci siamo, perché è una cosa che dovremmo fare comunque. Le cose che sono indispensabili per proseguire vanno fatte. Ovviamente nel momento in cui costano meno risorse temporali. È chiaro che adesso avendo alle spalle una run fatta a cazzo di cane, possiamo dire, perché comunque con un punteggio becero. Sì, esatto, proprio quello, John. Quello è un problema che non è mai capitato agli ultimi modelli. Io devo fixare un po' questa cosa che non riesco a far correre dritto il personaggio, perché poi se no avrò serie difficoltà a giocare al terzo, eh. Un mio amico ce l'aveva modificata e in verità problemi non ne ha mai avuti, anche perché lui poi quando comprava qualche gioco masterizzato era abbastanza accorto da non usarli mai online, quindi poi non è che tutti devono essere stupidi per forza, eh. Vediamo se riesco a entrare qua dentro. Basta fare un cambio passatermico ogni paio d'anni. La mia Jasper è ancora viva e vegeta, vedi? Alla fine comunque. Allora, ma poi era veramente necessario entrare qui? Cosa c'era di così rinunciabile? Nella... Ah, ecco qua. Vedete che c'era lo spray medico nella borsetta di Rebecca? Ma guarda, ti devo dire la verità. La pirateria, secondo me, lo dico... Così qui lo dico e qui rimane, perché tanto comunque ormai i tempi sono cambiati. È una cosa che secondo me fino ai tempi della PS1 aveva ancora un senso, perché comunque i giochi erano assolutamente identici. Le confezioni originali della PS1 facevano cagare, ma proprio a spruzzo. E comunque in realtà tecnicamente il gioco lo compravi comunque. Anche se, vabbè, chiaramente non andava niente agli sviluppatori. Cioè, l'aspetto sbagliato della pirateria è quello, che tu non stai ricompensando chi ha lavorato per il lavoro che ha fatto. Il problema serio è che all'epoca reggeva la scusa in cui tu dicevi: sì, ma di quello che io pago sono tanti soldi, che cosa va veramente agli sviluppatori? Una miseria. Questa cosa poi è cambiata. Oggi i discorsi sono diversi, anche a prescindere da se si può fare o meno. È proprio un discorso totalmente diverso, perché c'è l'usato, perché comunque il gioco retail sta scomparendo, è vero, però comunque c'è il digitale che costa molto meno, quindi diventa una scusa molto demagogica: i videogiochi costano troppo. Non è più vero che i videogiochi costano troppo. Costano troppo al day one, costano troppo quelli di Activision, che non abbassa mai i prezzi. Ma gli altri giochi, se li devi comprare, ti basta aspettare qualche anno e te li buttano appresso. Questa è la verità. Ciao Dragonfall, grazie mille della compagnia. E buona serata a te. Allora ragazzi, non so quanto vado avanti, però in linea di principio, in una logica di speedrun, no, io ci devo tornare per forza attraverso il corridoio con le braccia, non posso farne a meno. Perché tanto questo qui è un vicolo cieco. Da qua non si va avanti, perché la porta in fondo al corridoio è chiusa. La porta in fondo al corridoio è chiusa, quindi devo tornare per forza nella stanza principale, dove, per arrivare alla quale, devo passare per il corridoio con gli zombie. Vediamo se riesco a non farmi afferrare, però. Guarda, Leon in versione fegatiello, giuro che non me lo ricordavo, ragazzi, veramente. I costumi di Leon mi erano sfuggiti. E sarà che forse guardavo solo le signorine, e quindi quelli delle signorine me li ricordo bene invece tutti quanti, anche quelli di Jill del primo. Ecco, allora qua escono le braccia. Per non farmi afferrare devo essere veloce e salire. E correre dritto soprattutto, conta anche quello, ragazzi. Se il personaggio si gira e comincia a correre verso il muro, viene acchiappato. No, adesso è ridicolo. Ma semplicemente perché non conviene più nemmeno all'utente. Cioè, la pirateria comunque è per l'utente pigro. Parliamoci chiaro.
Allora, per esempio, già su PC la gente piratava un po' meno, perché dovevi craccare il tutto, perché dovevi correre dietro ad una serie di modifiche software che la gente si rompeva le palle a fare. Quando il gioco era a buon mercato, comunque potevi tranquillamente comprarlo. E bisogna pensare a questo. Un gioco pirata, per far girare il quale devi fare 20.000 artifici. Non se lo prende nessuno, tranne il nerd che lo fa per sfida, perché deve farlo funzionare. Io avevo un amico che si divertiva a craccare i giochi per poi non giocarci. Diceva: no, per me il divertimento è riuscire a farlo girare con tutto al massimo, fare tutte... Perché lui era informatico, però, cioè, lo faceva più per diletto professionale, non perché ci tenesse a giocare il gioco senza pagarlo. Infatti poi non ci giocava. Perfetto. Allora, in un'ottica di speedrun, questo è quello che mi fa andare avanti. L'unica cosa è che mi dovrei ricordare, ed è per questo che forse non sarei pronto a fare una speedrun adesso come adesso, tanto per dire, no? In questo corridoio c'è una porta che si apre con questa chiave, ma dentro c'è qualcosa a cui non posso rinunciare? Oppure potrei in teoria saltare il tempo, cioè risparmiare il tempo che mi è richiesto per l'esplorazione di questa stanza? Secondo me no. Secondo me no, perché mi pare di ricordare che sopra allo scaffale al quale devi accedere con la scaletta c'è un oggetto fondamentale. Vediamo se mi ricordo bene, perché io sto andando a memoria, eh. Se non ricordo male, là sopra c'è qualcosa che devo prendere per forza, è vero? Sì, è vero, mi ricordavo bene, ragazzi. Senza la manovella non si va avanti, perché nella torre dell'orologio questo oggetto serve. Quindi l'esplorazione di questa stanza non è prescindibile. Ovviamente qui c'è qualcosa che potrei non raccogliere. Ecco, mi ricordavo invece un oggetto voluttuario qui e un rapporto della polizia qui che non ci serve. Però in questa stanza bisogna entrare per forza. Dopodiché il successivo passaggio è aprire la porta in fondo al corridoio Stars. Domanda: quando torno qui, dopo aver evitato gli zombie la prima volta, li ritrovo? Secondo me in questa fase no. È dopo che mi devo preoccupare. Se ne sono andati. È tutto in nome del jump scare che ti fa fare all'inizio, perché tu la prima volta non te lo aspetti e probabilmente ci caschi pure. Ciao Pane! Vedete che facendo le cose di questo passo, il gioco magari non lo finisci in 3 ore, ma lo finisci in 3.30, 3.40, quindi poi affinando un po' le tecniche ci arrivi. Ecco, per esempio, qui ho fatto una stronzata perché non sono tornato a posare gli oggetti. E questo non va bene, perché spreco tempo dopo. Vabbè, non importa. Facciamocela tutta di corsa. Naturalmente significa anche che questi due li devo evitare, perché non ho il tempo materiale. Cioè, il tempo di sparargli forse ce l'ho. Ma non i proiettili. Ma mancano troppo strettamente per poter dire non li uccido. Dovrei far spostare sull'angolo in modo che loro si girano e io passo oltre. Tra l'altro siete in 3, bastardi, e tu sei solo al 5, così non ti posso evitare. Vabbè, questo si poteva evitare con un po' di programmazione, però mi dovevo ricordare che fossero in 3. Fa invece il trucco nella prossima stanza. E approfittare del fatto che devono alzarsi. Chiaramente la prossima volta che ripasso di qua dovrò avere qualcosa di cazzuto per farli fuori. Però in serie di speedrun fai così, perché poi la prossima volta ci vai direttamente col fucile. Questo è un altro oggetto che non puoi, che non puoi prescindere dal fermi tutti.
Guardate quanto tempo si risparmia nell'andare a farla direttamente questa cosa. Tu hai preso la manovella e la porti immediatamente al suo posto, senza preoccuparti di dover tornare una volta qua sopra, che poi è un sacco di strada. Altro stralcio al consumo temporale. Diciamo che ci sto riprendendo gusto, perché in realtà era anche una soddisfazione poi finirlo entro le 3 ore, eh. Oggi questo senso di sfida un po' lo si ritrova negli achievements, nel senso che alla fine ho notato che nella remastered del primo, per PlayStation 4, c'erano tra gli achievements le varie cose che ti chiedeva di fare il gioco originale, cioè finirlo in 3 ore, non usare spray medici, magari c'era una modalità, cioè una cosa che ti chiedeva di usare solo il coltello. Perché sto prendendo tempo su questo? Io mi ricordo come ti fa sta cosa. Uno a destra e uno a destra. Così abbiamo recuperato anche una delle 4 spine che prende il posto della manovella e non abbiamo sprecato spazi. Ripeto, se uno ci gioca varie volte impara a ricostruire un po' tutti i percorsi. Solo sta cosa che corre a cazzo di cane invece che nella direzione che dici tu va fissata in qualche modo, perché è capitale, cioè ti fa fare degli errori che poi ai quali poi non sopravvivi, specialmente in circostanze come quella che stiamo per affrontare. Questa balconata è piena di zombie, per quanto abbiamo visto che si possono affrontare tutti col coltello senza incorrere in problemi, questa cosa richiede un sacco di tempo. Vedete quanta strada abbiamo fatto in così poco tempo? Sono le 11:30, quindi vuol dire che praticamente ci ho messo poco più di un quarto d'ora a fare tutta sta vippa. Naturalmente lasciandomi alle spalle delle cose che non mi consentirebbero assolutamente di muovermi in tranquillità. Quindi la run esplorativa è una cosa, la speedrun è tutta un'altra storia. Di mettere via tutta sta robaccia. I nastri in una speedrun non servono proprio, perché tanto non li puoi usare. La stessa cosa vale per gli spray. Niente, non ha voluto proprio collaborare. Detesto sprecare risorse in questo modo, ma troppe volte lo fa. Per il momento non ho la necessità di andare là dentro, anche se in realtà i 2 gioielli li ho già presi, quindi lo potrei fare. Ma è un interesse andare prima qua sotto. Thank you.
adesso sta già qui fuori. Sì, vado a afferrarmi, sti cazzi. Ciao. Vedete che non dovendo prendere i nastri, sono avvantaggiato. Perché c'erano dei nastri là dietro, ma per raggiungerli mi sarei dovuto fare strada tra gli zombie. E invece ciao ciao. Ah, una cosa che vi annuncio da subito, perché questa è una delle incongruenze del gioco, è che i costumi alternativi non vengono riportati nei filmati. Quindi quando ci sono le sequenze, diciamo, di intermezzo, vedete il personaggio o il costume vecchio, anche se avete messo il nuovo, almeno così mi pare di ricordare, perché non sono adattate. Vabbè, erano i primi giochi che avevano queste caratteristiche. Qualche piccola ingenuità che la possiamo concedere. Tutto ciò io non ho raccolto il fucile, ma secondo me ci sono passato davanti. Giochi anche di oggi in alcuni. Vabbè, oggi diciamo che quella è stata una parabola, nel senso che c'è stato un momento in cui l'attenzione per i dettagli è arrivata al massimo e poi è calata. So che ce n'è un altro qua dietro. Ti devo finire però. Vabbè, è stato bello. Incendio, vedi. Mi ricordavo una mezza cosa, però finché non spengo l'incendio non... Vabbè, è stata una buona scelta ucciderli questi due. Però ho perso tempo, vedete, perché per non ricordarmi che la porta era ancora bloccata, ho fatto un passaggio inutile, cioè prendere i gioielli dalla cassa. Pensavo di poterli già utilizzare, invece devo andare prima là fuori. Allora ragazzi, ho deciso che questa sera non farò un altro gioco dopo Resident Evil, quindi vuol dire che appena chiudo estraiamo il vincitore per il giveaway. Nel frattempo, quelli che non hanno ancora partecipato e che hanno almeno 50 anime da spendere possono iscriversi e partecipare. Si vince una versione Steam di The Witcher 2 che conferirò come sempre al vincitore nella forma di dono Steam, quindi se non mi avete tra gli amici mi dovrete aggiungere temporaneamente. Ed è richiesto che il vincitore dia notizie di sé entro le 24 ore successive all'estrazione, se no potrò ritardare. Ecco, anche questo è un punto in cui è fondamentale correre dritto, perché se comincia a correre verso il muro... Però stavolta l'ha fatto, vedete? Ci sono riuscito. Secondo me ci devo stare solo più a questo. Chiaramente qua sotto non bisogna sparare manco un proiettile, perché questi non mi capita più di rincontrarli. Quindi ci devo fare lo slalom in mezzo senza proprio farmi toccare. E questa cosa l'ha fatta con molta velocità precisa, all'andata e al ritorno. Se va tutto bene, se quando torno qua dovrei trovare il fucile. Però no, ci sono solo i proiettili. Il fucile chissà dove me lo sono lasciato, non mi ricordo più dove sta. Secondo me molto presto. Forse nell'ufficio SARS. Sì, nell'ufficio SARS, però vuol dire che ci posso tornare. Qui c'è qualcosa? Infatti l'ufficio Stars stava prima di quel mucchio di zombie selvaggio che non ho poi voluto combattere. Allora te ti devo attirare di qua in modo da guadagnare lo spazio per girarti intorno, così. Con questo devi essere solo veloce. Corri. No, vedi che stava sbagliando però. Mi ha fatto fare una curva che non era necessaria. E a momenti si faceva afferrare. Invece no, vedi? Anche questo è molto lineare se lo fai così.
schivavo solo quando non avevo voglia di sparargli, però a volte li devi schivare perché è veramente uno spreco di proiettili. Quelli di sotto io non li rincontrerò mai più, quindi abbatterli sarebbe stata una strage inutile di proiettili, perché io ora i proiettili che avrei dovuto usare per sparargli li ho risparmiati. Io non dovrò più ripassare di là. Quindi uno deve anche fare i conti con quali sono invece i posti. Quelli sulla balconata. Sulla balconata non ho fatto bene. Quelli li avrei dovuti uccidere tutti, consumando tutti i proiettili che servivano. Perché se no poi ne devo sprecare altri. Alla fine io di là ci ripasso. Con i corvi per esempio è inutile sparare, perché tutto quello che spari è sprecato. Li manchi un sacco di volte, quindi non vale la candela il gioco di sparargli. Devi solo correre e correre e sperare che non ti prendano. Ovviamente per non essere preso è assolutamente indispensabile che non sbagli manovre. E inoltre in questo caso, ecco, vedi, ha sbagliato. Devi raggiungere immediatamente la porta, così. Dopodiché loro tornano a posarsi e non ti rompono più le palle, stanno lì. A questo punto io ho tutto quello che mi serve per entrare in quella stanzetta. Nella stanzetta troverò una chiave che mi consente poi di tornare giù. L'unica stronzata che ho fatto è che devo ripassare per l'ufficio SARS per prendere il fucile, perché avrei dovuto prenderlo prima. Tra l'altro ora ho la chiavetta che mi consente di prendere le parti della pistola. Aggiungiamoci anche questo. Quindi facciamo un rapido cambio di oggetti qua dentro per andare a prendere i due gioielli e posare le cose che ho trovato. Tra un po' ci fermiamo comunque. Ecco, io potrei usare questa partita che ho iniziato, so che è partita bene, come terreno di addestramento per ricordarmi come si faceva una speedrun. Chiaramente questa ormai è andata perché ho salvato e perché ho fatto delle stronzate che comunque probabilmente comprometterebbero le 3 ore. Forse non da sole, però se le metti insieme a tutte quelle che farò da qui fino alla fine della partita. Naturalmente nulla vieta che io potrei, in realtà. Oh pane, grazie mille. Qui si rischia sempre di essere uccisi dagli uccelli. Esatto. Comunque vedo che gli alert non sono andati a posto, non si sono sistemati, non so perché. Qualcuno mi dovrà aiutare con questa faccenda, perché non sono riuscito a sistemarli. Così abbiamo anche la seconda spina, praticamente a gratis, perché... Spero di non aver lasciato delle munizioni là dentro, ma se ce le ho lasciate sti cazzi. A questo punto non torno più indietro. Comunque ora che abbiamo la chiave di quadri possiamo accedere all'ufficio e allo schedario. La domanda è... Sì, in quell'ufficio c'è la chiave di cuori, quindi ci devo andare per forza. E allora, facciamo i conti rapidamente. Questa la metto via. Questo me lo porto. Dovrò raccogliere il fucile, quindi potrei dover risparmiare uno spazio. E allora questa la mettiamo via perché la userò, cioè andrò a raccoglierla nella stanza in fondo alle scale. No, errore. Un errore fino a un certo punto. No, tu mo devi morire. Perché io da qua ci passo troppo spesso per avere ogni volta tutti questi problemi. Coltello che si inceppa, io non lo so. Ho sprecato pure un proiettile. Vabbè, tanto a te non ti devo uccidere.
Questa scala è una salvezza, perché io a questo punto non sono costretto a ripassare per quel corridoio prima di aver preso il fucile. E per quando ci passo rompo pure le cartucce. In un'ottica di speedrun, quegli zombie nel corridoio sono un grosso problema, perché io non li posso né... Cioè, in teoria li potrei aggirare, però, Non è detto che io debba ripassarci più per quel posto. Cioè, ci devo ripassare, sì, ma non devo affrontare gli zombie. È anche vero che perdo un poco di tempo a fare così, però, Ora riprendiamo la chiave. Invece serve. Vogliamo aprire questo, la chiavetta? No, non vogliamo aprire questo. Voglio aprire quello che mi dà le parti della pistola. Visto che ho trovato una tua chiavetta fino a dopo. Sì, è vero, a fare questo percorso si perde un poco di tempo in più. Quindi vuol dire che quella stanza la devo liberare se devo fare questi passaggi. Ma però Leon, un piacere mi devi fare, devi correre Victor. Che è troppo importante questa cosa, sennò... Anche qua, vedi, se corre dritto riesce a non farsi afferrare dalle braccia, ma... Ma è anche, un modo per sfuggire agli zombie che stanno già in piedi, Cambia tutto, cambia proprio tutto. È arrivato il momento che ti levitami i zombie. Ecco, tutto questo tempo lo sto perdendo di netto, perché se avessi fatto le cose per bene, io non dovrei tornare adesso nell'ufficio Stars solo per prendere il fucile, l'avrei già preso. Perché stavo... io mi ricordo che stava là dentro, però... Se no veramente non so dove l'ho lasciato. Sicuramente deve stare lì, perché quando tu arrivi a quel corridoio la prima volta, in realtà l'hai già raccolto, se no come fai? Questi sono proiettili sprecati, per esempio. Perché da qua non dovrei non ripassare più. Entra, ma sei cretino? Eh sì, eccolo qua, ma per forza doveva stare qui. Vabbè, visto che ormai il tempo è andato, vediamo se c'erano anche i proiettili qua. C'erano, me li sono proprio sognati. Ma secondo me li trovi nel terzo. Io ho troppi ricordi alterati su questa parte, quindi vuol dire che ci deve essere lo zambino del mio. LOL John. LOL. Questa cosa è inquietantissima. Mamma mia, i brividi. Tutte le volte che sento sta musica, i brividi. Ma l'ho messa apposta come comando comunque. C'è anche il testo della canzone. Perché la cantava pure. Bastardo. Potevo posarla la chiave. E forse lo dovrò fare. Perché non ho abbastanza spazio. E vedete, bisogna ottimizzarsela un pochino, perché in realtà... Non faccio in tempo a girarmi, vedete? Tempo. Che brutta cosa,
Non manco mi ricordo che quello là dietro. Yeah, voglio aprire questo cassetto. È veramente indispensabile o no? Cosa allora ti vedere pure al tuo amichetto qua dietro, però ecco, due teste in un colpo, signori. Quanto amo il fucile a pompa. No, qua c'era solo il rullino, questo non lo prendo nemmeno perché è solo in coppa. Questa la devo usare per forza, me l'ho portata appresso per buoni motivi e tutti felici. Ora posso perfino ripassare di qua. Senta che gioia. Welcome to your doom. Eh sì. Doppio headshot. Qua mi servirà di nuovo il fucile, mi sa. Devo parlare con l'amichetto delle pire. Se no non posso prendere neanche. Tanto alla fine è vero, i colpi del fucile conviene risparmiarli perché servono per i leaker nella parte avanzata, però vi ricorderete che me ne erano avanzati tantissimi e poi a un certo punto trovi la magnum, per cui ciao. Io spero vivamente che, pur essendo lui uno zombie più forte degli altri, no, ma così? Così. Vabbè, sai che c'è? Ciao. È stato veramente un immenso piacere, ma io pancito. Io. Però, l'unica cosa importante è che ti voglio dire questa cosa. Ciao. Alla fine non si può avere tutto. Hai preteso di mordermi, ma non attacchiare cazzo. Bene, c'è di peggio. Le parti della pistola, però e allora facciamo così, andiamo a bonificare il corridoio qua dietro. Eh no, serviva la chiavetta per quello. Va di fucilate selvagge, perché comunque aprire questa porta significa dover usare un'arma pesante per forza. E guarda che fanno questo, non c'è che io vorrei sparare, ma anche no. Tre teste in un colpo, signori. Chi ne vuole ancora? No, qua ne fai fuori al massimo due. Piaciuti, ma adesso devo usare per forza la pistola. Let's rock, baby. Il bello è che più perché non ho gli oggetti giusti. E allora andiamo sopra a prendere le parti della pistola, così dopo non devo più tornare sopra e possiamo finalmente affrontare questo corridoio con tutto quello che sei. Se no. Io avevo fatto questa mossa adesso per potermi portare i colpi del fucile. In realtà. Comunque lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Alla fine mi sono fatto prendere alla scimmia della speedrun. Purtroppo non riesco a finirlo in 3 ore, sennò vi direi lo faccio tutto in una live. Non è così che funziona. Allora, mi serve la chiave di cuori. No, la chiave di quadri mi serve. E la chiavetta piccola. Quella che ho trovato, esatto. Posso mollare tutte le erbe, in realtà.
Ricarichiamo giusto il fucile con due colpi, ma tanto per scrupolo, perché in realtà io non ci devo passare col corridoio. È veramente solo un eccesso di prudenza. Chiave di quadri e chiavetta piccola, sì, può funzionare. Può funzionare. Tanto là dentro serve anche la chiave di fiori e quella non ce l'ho. Però con le parti della pistola dovrei poter affrontare gli zombie nel corridoio. Go. Mi raccomando, Leon, corri dritto e mettiti la maglia di là. Come vedete è ben lungi dall'essere ottimizzata, perché anche questa cosa che sto per andare a fare avrei potuto farla prima calcolando opportunamente gli oggetti, ma mi sono distratto e ci sono passato così. Cazzo di là. Tu naturalmente proprio qua dovevi venire a rompere il cazzo. Vabbè, muoio. Tanto poi da qua ci ripasso. Stavolta il lavoro lo finisco però. Ecco, vedete, il modo più veloce ma conveniente di uccidere uno zombie è questo: usare il coltello solo quando è a terra e poi sparargli, perché ucciderli col coltello come ho fatto con Claire porta via troppo tempo. D'altra parte, usare solo proiettili anche quando sono a terra è troppo dispendioso, perché risparmi quei 3-4 proiettili a zombie che poi ti salvano la vita quando arriva il momento. Allora io questo corridoio non lo devo necessariamente attraversare, anche se ho il sospetto che nel fare questo sto perdendo dei colpi in fondo, ma tanto spenderei di più ad attaccare tutti questi zombie. Però le parti della pistola le voglio. Ecco. Perché mi servono, molto semplicemente. A breve l'automatica la dovrò usare. In questo modo ci siamo disfatti della chiavetta piccola per un oggetto che comunque sparisce, perché quando lo combino per creare la pistola modificata ho guadagnato uno spazio. Questa è già settata su automatico e quindi via verso nuove mirabolanti avventure, e poi in realtà sono avventure che conoscete già. Guardate che figata, questo non si vedeva tanto bene sull'uniforme della poliziotta, ma qua si vede bene. Questa pistola c'ha praticamente una specie di guanto attaccato. Ora lo vedrete meglio appena lo inquadro da vicino, però. Cioè, non è un guanto, è un'estensione che è il caricatore per i proiettili. Buonanotte, Simone. Grazie mille per la compagnia. Ecco, io me ne scendo di qua. E con la chiave di quadri. Posso andare ad aprire la stanza dove c'era la terza spina. Come avete visto, questo corridoio che era un incubo assoluto la prima volta, quando sai come prenderlo lo fai fuori con, lo superi con due cartucce di fucile. Mentre nell'ufficio chi ci rimette più piede? Per due nastri, ma neanche per idee. E là, Dragonfall, bentornato. Allora, qua non c'è niente, perfetto. E qui invece abbiamo altri zombie da affrontare, secondo me. Questo corridoio aveva un contenuto... E qui non posso evitare. Però io farei un altro passettino. Dovrei averlo danneggiato abbastanza, spero. No, ho scommesso male. Però se gli sparo un'altra raffica di cuore, le meraviglie dell'automazione. Secondo me è proprio morto. Oh, Nus, ciao, non ti avevo visto. Ah, infatti, sono venuto per fare un saluto veloce con la connessione che oggi fa più schifo del solito. Intanto ne approfitti per partecipare, ma mi sembra giusto, Nus, perché... Il giveaway è per tutti, almeno tutti quelli che hanno 50 anime. Proprio per evitare soggetti che poi in realtà ne abbiamo avuto comunque uno, però... No, che fai? Perché hai tolto l'automatica? No, è ancora automatica, allora... Spara. Che cazzo, ho finito i proiettili. Forse ne ho sparati troppi. Eh sì, ero rimasto con uno. Lo mettiamo nel manuale, questo è quasi morto. Ah, ma c'è un altro dietro. Fanculo. Sono distratto. E dai, colpiscilo però.
Sai tu e restaci. Non ho fatto la bella pensata di portare una roba di cura. E adesso la pago. Perché questo non lo posso usare. Vedete, gli spray medici sono vietati. D'altra parte, anche sapendo quello che mi aspetta, non penserete mica che sia passato per questa stanza senza raccogliere la spina. Quindi se ci devo morire ci muoio e amen. A quel punto ci fermiamo. Forzatamente. Ma non devo qua. E tu sei uno dei primi. Quindi come sempre, il trucco è non spaventarsi. Devi stargli attaccato addosso. L'avevo portato apposta il fucile. Tanto lo sapevo che stavi qua. Fanculo. Questo raccolgo? No, è sprecato, ragazzi. Cioè, se non li posso usare gli spray medici, a cosa serve raccoglierli? Tanto vale rimanere con uno spazio libero. Ho sentito che mi hai salutato, mi ha appena detto ciao, abbafferato. Oddio, Nus, mi spiace. La barossa invece ce la prendiamo. Questo invece diventa estremamente importante quando fai lo speedrun, perché non puoi fare diversamente. Non hai altro. Ma qui ce n'era un altro. Perché se ce n'è un altro io non ho come ucciderlo. No, non c'è. C'è una cosa sul tavolo. La chiavetta piccola. Perfetto. Ci sono proiettili, dimmi di sì. Dimmi che ci sono proiettili per la pistola. Se c'è qualche altra cosa, che invece non posso raccogliere perché è un di più. No, non c'è proprio più niente. Però con la chiavetta piccola posso aprire la stanza dietro la sala principale. E lì proiettili ci sono, quindi in realtà è come averli trovati. Basta andarci nell'ordine giusto. Okay. Peccato che non ci passerò molto presto. Non è vero che non ci passo presto, perché sta qua di fronte. E comunque io questo percorso lo dovevo affrontare per forza. Perché il corridoio che mi serve adesso sta dall'altra parte della balconata. Quindi per salire sulla balconata, e ti dirò di più. Questa è una mossa veramente a costo zero, perché qua dentro non ci dovrebbero stare neanche gli zoom. Spero. Se ci sono... Perfetto, ogni cosa al suo posto. Perché questi adesso mi servono. Prima erano abbastanza inutili visto che li avevo. Quindi abbiamo ottimizzato le risorse ancora una volta. Posiamo tutto quello che non serve. In realtà il cavetto in teoria servirebbe, perché... E il fucile pure la prossima volta. Cavetto portiamoci. Sto andando ad usarlo. In una speedrun è obbligatorio dover usare il cavetto, non c'è molto da equivocare, perché c'è un corridoio dei due per il quale ti passi per forza e un altro per il quale invece non ripassi. Sono tornato alla Spezia, non era il massimo, ma fino con la giusta compagnia tutto diventa divertente. E questo è l'importante, insomma. Io spero che tu ti sia divertito. È quello che speravo fin dall'inizio, in realtà. Qui c'è ancora uno zombie vivo e sta proprio davanti alla porta, credo, no? E gli altri li ho uccisi tutti, sì. Vabbè, niente, sto corridoio è troppo frequentato. Qua ci devo passare per forza. Avrei dovuto ucciderli tutti subito e avrei sprecato meno proiettili. Però, ormai è fatta, è andata così. Sai che potresti pure crepare? Vabbè, fanculo. Ma muori, no? Tacci tu. Basta. Questa balconata è stata una tragedia, come prevedevo. Comunque. Che ore sono? È mezzanotte, no, ma ci fermiamo.
ci fermiamo. Così estraiamo il vincitore. E allora, visto che stiamo per chiudere, ecco, lo sapevo. Allora, faccio un secondo salvataggio qui. E non penso di continuare questa run in live, però potrei sfruttarla per condurla a termine e ricordarmi un po' come si faceva, perché naturalmente mano a mano che lo si rifà poi certe cose te le ricordi. Ah, ma allora c'era, no? Che mi hai fatto far fare questa cosa? Vabbè. Sì. Diciamo che almeno sul fatto di non usare spray ci dovrei essere tranquillamente. Poi le tre ore non lo so, e i mancati salvataggi era proprio impossibile a questo stadio, cioè devo rimettermi veramente in forma per farlo senza salvare. Però si può fare. Tra l'altro non mi pare di essere morto, cioè sono morto all'inizio quando tentavo di raggiungere il distretto, ma poi da quando ci sono arrivato mi pare che sia andato tutto liscio, quindi in teoria se non avessi salvato ci sarei arrivato lo stesso. Vabbè, allora mettiamo il gioco in pausa, facciamo un attimo i conti di chi ha partecipato, cioè chi è iscritto al giveaway. Allora ragazzi, vi ricordo che chi ancora non ha partecipato, cioè non si è inserito nella coda, ha bisogno di 50 anime per farlo. Il comando è punto esclamativo 200, si vince una copia Steam di The Witcher 2 Assassins of Kings, che verrà recapitata come dono Steam dal sottoscritto tramite il proprio account. Quindi vediamo un attimo. Al momento ci sono 5 partecipanti, che sono John, Ryuk, Leon, Simone e Nus. Se c'è qualcun altro che vuole partecipare, ha 2 minuti di tempo, durante i quali io mi sposto qua, così facciamo due chiacchiere finali sul gioco. Allora, ragazzi, per me è stato una un passaggio importante lo streaming di Resident Evil 2, perché come sapete il mio non è propriamente uno streaming di retro gaming in senso propriamente detto, cioè io potrei fare anche qualche gioco moderno e qualche volta prendo il case, il mio vecchio PC, alimentazione bruciata, la cambio e lo potenzio, si può fare o non ne vale la pena? Dipende molto da che case è, perché considera che i computer moderni, per avere schede video moderne, diciamo schede madri moderne, hanno bisogno di molto spazio. Quindi se è un case abbastanza grande, per me lo puoi fare. Se è piccolino, lascia perdere, perché potresti poi avere difficoltà proprio materiali, logistiche, a farci entrare tutto dentro. Io, diciamo, gli ultimi due PC che ho comprato, che quindi ho comprati negli ultimi 5-6 anni, li ho scelti sempre con un case molto grande, perché io guardo sempre in avanti, quindi penso che domani potrei voler fare un upgrade con una scheda video che magari è più grande di quella che ho già messo, e quindi Microsoft XP98 è il nome del case? Oddio, non riesco a capire, però diciamo dal nome mi sembra un po' vecchiotto, quindi però se è grande non lo so. Diciamo, il case sembra una stronzata, ma in realtà è un elemento importante, perché comunque determina un sacco di cose dal punto di vista degli alloggiamenti, di quello che ci devi mettere dentro, quindi poi non costano neanche tantissimo, alla fine, diciamo che un buon case puoi vendere pure con 60-70 euro, forse anche meno, se lo trovi in offerta, non lo so, quindi boh. Io non sono un grande esperto di assemblaggi, in realtà, però so con che cosa ho a che fare una volta che i pezzi li ho comprati o comunque li ho visti montati. Il computer è vecchio ma il case è grande, e allora forse lo puoi recuperare. Chiaro che, ripeto, i componenti moderni sono ingombranti, quindi generalmente se vuoi avere un PC performante, non una cosa che usi tanto per scrivere o per navigare o per fare altre cose, devi prevedere un case abbastanza grande. Allora ragazzi, c'è ancora qualcuno che vuole partecipare al giveaway? Se no io passerei all'estrazione, perché così dopo chiudiamo la live e ci salutiamo. Comunque, stavo dicendo, per quanto riguarda Resident Evil, io non lo so, magari potrei riportarlo più in là per fare la speedrun, se mi salta il ticchio di ritornare in forma. Se no, io preferirei più farvi vedere qualcosina di retro gaming. C'è un gioco che vorrei portare in live, però anche lì mi devo riallenare e devo tornare veramente bravo
prima di poterlo giocare. Si chiama Lord of the Sword. È un gioco del Sega Master System, un mix tra un platform, un picchiaduro a scorrimento e un GDR. E è un gioco che considero importante perché è stato il primo gioco fantasy che ho mai avuto ed è il gioco che mi ha iniziato al fantasy. Cioè io giocando con il Sega Master System mi sono imbattuto in quel gioco, all'epoca avevo 13 anni. Mi sono imbattuto in quel gioco e mi è piaciuto tantissimo per l'ambientazione, per le cose, eccetera. E da lì è nato il mio interesse per il fantasy, che poi ho concretizzato giocando prima a HeroQuest, poi a Dungeons and Dragons. L'anno dopo ho letto Il Signore degli Anelli e da quel punto in poi è diventato il mio genere preferito, praticamente. Comunque tutto il mio amore per il fantasy è nato con quel gioco. Quindi è un gioco che vi vorrei presentare, ve lo vorrei far vedere per intero, possibilmente in una sola live. Cioè vorrei fare una live lunga di 3 ore e mezza in cui lo gioco tutto quanto dall'inizio alla fine. È una cosa che all'epoca mi riusciva veramente semplice. Ho provato a riapprocciarmi al gioco in tempi recenti e non sono arrivato neanche al terzo villaggio. Quindi diciamo che ho bisogno di allenarmi un pochino. Però come per i Castlevania o per i Ninja Gaiden, so che se mi ci metto e mi dedico solo a quello per un po' di tempo, dopo sono perfettamente in grado di farlo. Perché ripeto, quando si tratta di single player io so di cavarmela. Per me il problema sono i multiplayer, da qualche annetto a questa parte. Va bene ragazzi, io direi che chiudiamo il giveaway e facciamo l'estrazione. Ripeto, i partecipanti sono John, Ryuk, Leon, Simone e Nus. Naturalmente Simone è già andato a dormire, ma sicuramente lo sento entro domani, per cui se è lui il vincitore troverò il modo di passargli il premio senza problemi nell'arco delle 24 ore. Ok ragazzi, allora io sto per chiudere gli ingressi. Così. Stop entries. Perfetto. Dopodiché passerei all'estrazione del vincitore. Tra 3, 2, 1. Me lo sono chiamato, ragazzi. Alla fine diciamo che in qualche modo non è neanche la prima volta che Simone vince qualcosa da me. Tra l'altro ricordo che aveva vinto forse con l'Oquarez. Sì, con l'Oquarez. Ok. Comunque vabbè, ripeto, Simone sicuramente lo sentirò entro domani, quindi poi mi premurerò di consegnargli il premio. E adesso mi devo ricordare che devo smontare tutto l'apparato del giveaway, sennò il bot poi continua a spammare stronzate e mi fa fare anche delle figuracce. Quindi chiudiamo tutto il giveaway, cancelliamolo proprio, facciamo il reset. Perfetto. Spegniamo i comandi. E il timer pure lo spegniamo. Vediamo se li abbiamo rimessi a posto. È facile il multiplayer. Poi quando vieni tutti i 60. No, vabbè, quando dico il multiplayer intendo che io nei giochi multiplayer non riesco mai molto bravo, perché mi confronto sempre con gente che per me è inarrivabile. Sono i tipici ragazzini che sono cresciuti attaccati alla macchina e con quelli io non riesco a competere. Negli anni mi hanno fatto passare la voglia di cimentarmi in multiplayer, perché io, essendo un giocatore vecchia scuola che ha finito giochi anche difficili, ho avuto un primo momento che è stato bruttissimo, perché sentirmi nabbo davanti a sti ragazzini che sono per me veramente imbattibili mi ha fatto passare la voglia di giocare competitivo. A questo purtroppo non si rimedia. Infatti vedete che anche giocare a Overwatch, giocare a Rocket League sono attività che per me sono marginali. Non sarà mai quello a cui mi dedicherò a tempo pieno, proprio perché non fa più per me. Oh, grazie mille Ryuk, ricambia i saluti se lo stai sentendo in Discord o altro. E ok, allora ragazzi, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito, spero che vi siate divertiti a seguire non solo il finalone di Resident Evil 2, ma anche questa più che mezza, io direi un terzo di speedrun, anche perché se vedete a conti fatti è durata circa un'oretta. Quindi mi saluta Ryuk, ok, ricambia i saluti Pane affettuosamente e poi gli dici che quando ci vediamo, insomma, lo saluto personalmente. E ok. Ragazzi, grazie mille della compagnia, come sempre. Spero che ci vediamo domani, però non ve lo posso garantire. Ah, in realtà sì, domani penso che ci possiamo vedere, perché è mercoledì, gioco a D&D. E domani, ragazzi, io penserei di continuare Bionic o Puzzle, perché a questo punto vorrei chiudere i capitoli iniziati,
portare a termine i giochi che ho cominciato, e poi cominciamo un nuovo giro, eventualmente su questo computer, dove vi posso far vedere roba, insomma, simpatica, perché possiamo fare con lo Quarez, potrei cominciare i Siphon Filter, tanto per dire, oppure fare qualche altra cosa simpatica da PlayStation 2. Ciao Feeder, benvenuto, anche se abbiamo finito, siamo in chiusura ormai. Comunque, benvenuto lo stesso. Io, ragazzi, tra l'altro, cancello pure, modifico pure il titolo, perché ormai il giveaway è andato. Abbiamo fatto, evitiamo clickbait, anche se ormai sto chiudendo, ragazzi. Quindi ci vediamo domani, spero nel pomeriggio, vi farò sapere l'orario. Come sempre, seguite Telegram se siete interessati a sapere gli orari in cui vado in live, perché lì lo scrivo, ok? Abbiamo superato anche la boa dei 200 followers, non sono riuscito a sistemare gli alert per i bits, altra grande notizia, non so ancora come si deve fare, me lo farò spiegare da qualcuno. E niente, ragazzi, io vi do la buonanotte, ci vediamo domani ad un orario che vi comunicherò. Ciao a tutti e grazie mille. Hey, it's up to us to take out Umbrella.